Ciao a tutti, sono Fabio. Molti mi conoscono come Fabio per Fast Cross e sono quel pazzo che ha portato in vita dopo più di 20 anni una pista iconica come quella di Arsago Seprio, molto conosciuta negli anni 2000 come la pista Giardino, il De Maria, il Fast Cross. Il Fast Cross è per quello che è un appassionato, ma anche per chi ha dei ricordi di quel periodo e non era anche molto appassionato, era la pista ed era la gara più bella che si potesse vedere in Europa. Era stato preso spunto dal mitico Giorgio Saporiti, appunto dagli Stati Uniti, andando a vedere delle gare di Supercross, e aveva avuto l'intuizione di poter realizzare qualcosa di veramente bello anche in Europa e ad Arsago Seprio. Quindi il Fast Cross è stato per più di 10 anni, quasi 15, è stato l'evento più bello in Europa, quello più atteso dagli appassionati, quello che permetteva di poter avvicinare tutti quelli che potevano essere i piloti americani e extraeuropei per una sfida USA Europa. E anche Italia, perché in quell'epoca avevamo dei mitici campioni e anche oggi ne abbiamo, ma comunque a quell'epoca era veramente qualcosa di bello poterli vedere tutti insieme in un'unica edizione di una gara dove l'unico scopo era quello di far divertire il pubblico e di far divertire anche i piloti stessi. Ma io sono di Arsago Seprio, sono quindi sempre stato molto legato a questa manifestazione e a questo circuito. Quindi diciamo che appena ce n'è stata l'occasione ho cercato di poter rimettere in piedi tutti i tasselli che potessero permettere di riportare in vita il circuito prima e la manifestazione dopo. Quindi anche se è stato veramente difficile, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta. L'anno scorso abbiamo riportato il Fast Cross in vita con una prima edizione, con la particolarità che è un'edizione by night di sera che vuole appunto tracciare una linea di differenziazione rispetto a quella che era il Fast Cross del passato. La sfida era più che altro con me stesso, perché io non nasco come organizzatore. E quindi non era facile per me riuscire a capire i meccanismi per poter permettere di fare un evento e farlo anche riuscire nel modo adeguato e corretto per poi far divertire il pubblico, come poi è avvenuto l'anno scorso. Quella è stata la sfida principale. Poi, vabbè, ci sono state tante altre sfide, compresa anche quella che riguardava il fatto di convincere i piloti attuali a venire a correre in una gara in Europa mai sentita per loro, perché stiamo parlando di ragazzi che sono nati in un'epoca in cui il Fast Cross già non esisteva già più. Quindi la doppia sfida era una con me stesso, l'altra era riuscire a convincere i piloti e fargli capire che poteva essere anche per loro l'occasione di mettersi in mostra e far vedere quello che valevano in una gara dove non aveva una titolarità, non valeva per un titolo né italiano, né mondiale, né europeo, ma valeva proprio come dimostrazione della spettacolarità del motocross, appunto il Fast Cross. E gli appassionati sono stati entusiasti fin dall'inizio, fin da quando avevamo iniziato a pubblicare non tanto la gara l'anno scorso, ma ancora quando avevamo pubblicato la rinascita del circuito. Quindi tutti gli appassionati hanno risposto alla grande. Sono sempre stati con messaggi di entusiasmo e di incitamento a continuare. Poi l'anno scorso, dopo che c'è stata la manifestazione, dopo che sono venuti a vedere, tantissimi erano felici e non vedono l'ora della nuova edizione. Erano veramente contenti di quello che avevano ritrovato, compreso anche le vecchie glorie. L'anno scorso avevamo Ricky Johnson, un Alex Puzar emozionatissimo e Trampas Parker che non se lo aspettava nessuno. Chad Parker era da tantissimi anni che non veniva in Italia e
e soprattutto non si faceva vedere, diciamo, al pubblico appassionato ai tifosi che ha in Italia. Quindi l'anno scorso questo trio, i tre tenori, come li ho definiti io, hanno dato quel tocco di classe a questa manifestazione come l'avevano data in passato. Ed è stato anche per me un'emozione fortissima rivederli tutti e tre insieme, e in alcuni momenti anche con gli occhi emozionati, lucidi. È bello, veramente bello. Speriamo di riaverli presto tra noi. Sì, allora i permessi sono molto più difficili da ottenere rispetto al passato. Bisogna comunque rispettare una serie di normative, sia per quello che riguarda la tutela del rumore, quindi quello che è l'impatto ambientale dal punto di vista del rumore, sia per quello che riguarda anche la tutela dell'ambiente dal punto di vista proprio anche naturalistico. Noi siamo all'interno di un parco, Parco del Ticino, e quindi l'ottenimento dei permessi è stata anche questa una grossa sfida, dove comunque ho avuto la possibilità di essere aiutato da persone competenti che mi hanno dato la possibilità di poter interloquire con gli enti in modo corretto e in modo anche costruttivo. Quindi poi i permessi, quando si fanno le cose fatte bene e con rispetto reciproco, si ottengono e si fanno le manifestazioni con reciproca soddisfazione. E sono appassionato di motocross da sempre. Io abito a circa 700 metri in linea d'aria da qui. Quando ero bambino, con la bicicletta venivo a vedere i ragazzi più grandi di me che avevano l'Aspes, che era un marchio storico e famosissimo di quell'epoca. Stiamo parlando della fine degli anni 70. E quindi da sempre conosco questi luoghi, da sempre ho visto tutte le edizioni del Fast Cross. E quindi per me era qualcosa che era un dovere, era più un dovere farlo rinascere, era un senso di appartenenza che doveva ritornare per me, poi probabilmente anche per molti altri, ma comunque per me principalmente. Ma erano quelli degli anni 90, prima degli anni 90 non molto, ma dopo, successivamente intorno al 94-95, subito dopo l'era Ricky Johnson, la capacità di Saporiti di saper modernizzare ulteriormente un evento che era già moderno, era avanti di 20 anni o 30 anni rispetto a tutti gli altri eventi, ha portato la manifestazione anche a chi non era un appassionato puro a far divertire tantissimo. Io mi ricordo perfettamente, c'erano famiglie intere di persone che delle moto gliene fregava relativamente poco, ma che si divertivano tantissimo. Questo mi ha ispirato, perché deve permettere alle famiglie intere di potersi divertire come se stesse andando al cinema, per intenderci, e poter far divertire allo stesso tempo magari far appassionare di nuovo qualche ragazzino, qualche giovane, in modo che il motocross possa vivere di nuova vitalità, di nuovi ragazzi che con la passione poi dopo magari prendano il testimone di quello che ho fatto rinascere io. È tanto orgoglio, tanta responsabilità, forse di più la responsabilità che altro, perché sapendo tutta la storia che c'è dietro, che ha accompagnato questa manifestazione, la responsabilità a volte mi attanaglia lo stomaco. L'anno scorso non ho dormito notti intere con l'ansia di quello che poteva essere gli imprevisti o qualcosa che mi potesse essere dimenticato o qualcosa del genere. Quindi sì, tanta responsabilità e anche tanto orgoglio. L'anteprima più importante di quest'anno e la novità più importante è i mini Fast Cross. Con gli 85, con i ragazzini che comunque danno parecchio gas e vanno veramente forte, è una pattuglia selezionata direttamente dalla federazione, da Andrea Bartolini,
personaggio e campione iconico degli anni 90. Sono sicuro che faranno divertire il pubblico, ma altrettanto si divertiranno loro e avranno la possibilità di essere al fianco dei campioni. E questo penso proprio che farà bene al motocross, perché i giovani saranno il nostro futuro per il nostro sport. Poi altre novità io le lascio un attimino ancora lì a dormienti, in modo tale che magari gli ultimi giorni spariamo le ultime cartucce. Sappiate solo che comunque Josh Hill, che l'anno scorso non è andato benissimo, è carico a pallettoni, come si dice, perché non vede l'ora di tornare e ha già fatto tanti post dicendo che è pronto ad essere al via dalla pattuglia americana, e ne vedremo delle belle quest'anno. Quindi vi aspetto il sabato 14 settembre per una serata fantastica, l'apertura dei cancelli alle 10:30 ad Arsago Seprio, e vi aspetto numerosi. Grazie.